tra Francesco Foglia e Vincenzo Filippo Tondinelli. La vedremo domani. Ultime due semifinali qui al Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme sono quelle relative ai più 80 kg. La prima sarà arbitrata dal signor Cicilese. All'angolo russo viene dal Veneto Andrea Zago. All'angolo blu viene dall'Emilia Johnny Salaroli. I giudici di questo match sono la signora Alessandra Ascia, il signor Roberto Scali, il signor Alessandro Golino, il signor Mariano D'Ambrosio e il signor Massimo Rutigliani. Penultimo incontro di queste semifinali per quanto riguarda il ring A dedicato ai pugili della categoria junior. Vi ricordo sempre la finestra sulle semifinali Schoolboy. Ring B, le due finestre sono sul canale ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana, il canale YouTube FP Official Channel. Sfida fra il Veneto Zago e l'Emiliano Salaroli, più 80 kg, parte all'attacco Zago, scambiano, risponde colpo su colpo Salaroli. Salaroli è allievo di Tiziano Scarpellini, Tiziano Siluro Scarpellini. Allunga bene il sinistro Salaroli, risponde con una bella combinazione pulita Andrea Zago. Adesso è Salaroli che ha trovato lo spazio per mettere un buon diretto destro. Prova a rispondere Zago, che però non riesce a trovare la precisione e si butta un po' troppo in avanti, avverte il signor Cicilese. Signor Cicilese del GAG della Sicilia, funzionario della Polizia di Stato, anche lui uno degli arbitri ben rodati nel panorama nazionale. Bello adesso il sinistro di Salaroli. Finisce questo primo round, un primo round dove Salaroli ha provato a rispondere, ha trovato qualche colpo preciso, però per gran parte dell'incontro è stato Zago a portare i colpi. Pronti nell'intervallo per la seconda ripresa. Seconda ripresa, si riparte con Zago leggermente in vantaggio dopo il primo round. Salaroli adesso sta cercando, vedete, subito gliel'hanno probabilmente detto all'angolo. Salaroli deve cercare di mettere qualche colpo in più. Nel primo round è stato Zago che ha messo i colpi.
risponde Zago, che non ha più, diciamo, la precisione, almeno in questo momento non ha più la precisione del primo ring. Bella la risposta di Zanaroli, che cerca di lavorare i ganci sia al corpo che al bersaglio alto. Adesso ci sono delle spinte un po', diciamo, un po' troppo scorrette. Bello il gancio sinistro di Zanaroli. In questo primo minuto è stato Zanaroli che ha messo i colpi, poi adesso c'è stato questo bello 1-2 sinistro-destro di Zago. Cambia guardia Zago per cercare di portare sinistra, adesso anticipa il sinistro, esce molto bene Zanaroli, per adesso sembra essersi ritrovato Zago. Una spinta al limite della regolarità, ancora il gancio destro di Zago che dà segno. Finisce questo secondo round, un secondo round iniziato da Zanaroli, però secondo il mio punto di vista è chiuso da Andrea Zago. E proprio, diciamo, questa chiusura probabilmente potrebbe aver dato leggermente il vantaggio all'angolo russo per questa seconda ripresa, quindi possiamo dire che una ripresa vinta in maniera più chiara la prima da Zago, una seconda equilibrata con una preferenza per, ancora per il pugile veneto, però l'equilibrio di questa seconda ripresa potrebbe lasciare vivo ancora un bagliore di speranza per Zanaroli, che però deve fare di più in questi ultimi due minuti. Diciamo invece un po' rallentato questo inizio di round. Molto bello il gancio sinistro di Zanaroli, poi però c'è stata la bella risposta sinistro-destro di Zago, diciamo esce sangue dal naso di Zanaroli, vediamo che il dottore è andato a controllare, non sembra esserci allarme. Difatti può continuare il match. Gira le spalle all'avversario Zago, non lo deve fare, molto pericoloso. Bravo nella schivata adesso Zanaroli. Scarica molto bene il sinistro Zago. E adesso ha ritrovato il ritmo, diciamo, stavolta il sinistro non è proprio dei più puliti da parte di Zago, ma Zanaroli non sta trovando la misura giusta come aveva fatto all'inizio del secondo round. Bella adesso sinistro-destro da parte di Zago, c'è ancora questo problema al naso, mancano 20 secondi alla fine del match e il signor, stesso signor Cicilese che pulisce il naso, ultimi
15 secondi, ancora il sinistro di Zago che arriva prima, e diciamo questo finale forse sta consegnando il match al pugile veneto all'angolo rosso. Bello comunque l'orgoglio e il carattere di Salaroli, che ha tenuto fino alla fine, poi però credo che anche in questa terza ripresa qualche cosina in più l'abbia fatta Zago, per cui sarà il pugile veneto a disputare la finale dei più 80 kg. C'è bisogno comunque della conferma del verdetto. Ecco il verdetto. Quindi Andrea Zago porta a casa la finale. Complimenti a Salaroli. E adesso andiamo a seguire l'ultima semifinale di questa giornata.